Benvenuto a Giorgio Sorrial all'abitacolo di oggi. Sorrial. Glielo ho chiesto prima, sono proprio un disastro. Sorrial. Lui è finito sbattuto come un mostro in prima pagina perché ne ha dette su Presidente della Repubblica in una conferenza stampa. È vietato dirlo. Ma sì, non si può mai pronunciare nemmeno in vano. Quella che era stata fatta era un'allegoria, esiste nella lingua italiana, era una metafora, ma proprio perché in quei giorni si parlava di ghigliottina. Noi abbiamo subito 3-4 giorni a sentir parlare di ghigliottina. Così, e fu così per l'appunto che si parlò in quei giorni anche di Napolitano, per il semplice motivo che oggi ci rendiamo conto sempre di più che il Presidente della Repubblica può effettivamente decidere cosa far fare anche al Presidente di Camera e Senato. Quella istituzione è un'istituzione talmente importante che dovrebbe essere rappresentata da una persona impeccabile, su cui non c'è nessun'ombra di dubbio. E invece purtroppo sappiamo benissimo che negli ultimi anni quelle cariche sono sempre state occupate da persone su cui invece pesavano fortissimi dubbi. È il caso del Presidente della Repubblica, è il caso attuale della Presidente della Camera, dove proprio per la ghigliottina la Corte dei Conti qualche giorno fa ha dichiarato che effettivamente ci potrebbe essere un regalo che è stato fatto alle banche. Stanno valutando l'ammontare, noi abbiamo detto 7 miliardi e mezzo, potrebbe essere qualcosina di meno, però la Corte dei Conti ha avviato una procedura per capire effettivamente quanto ammonta il regalo che è stato fatto alle banche, dando ragione in un certo modo noi a quello che abbiamo fatto per bloccare ciò. Quando ci siamo trovati di fronte alla legge di stabilità ci siamo resi conto come molti deputati avevano fatto degli emendamenti a loro prima firma in cui venivano chieste delle risorse per delle fondazioni magari di cui erano loro i fondatori o per degli amici, dei colleghi, amici. E noi abbiamo denunciato tutte queste questioni, denunciandole prima al Presidente della Commissione Bilancio, poi alla Presidente della Camera Boldrini, poi allo stesso Presidente della Repubblica, inviando una lettera e spiegando anche come sia incostituzionale, perché comunque se si va anche con molti decreti si va contro l'articolo 81. I numeri, fino a prova contraria, non dovrebbero mentire. Non dovrebbero, ma insomma io che sono un po' vecchio e faccio giornalista parlamentare e seguo l'economia da tanti anni, credo di non aver visto un documento, allora si chiamava DPEF, poi dopo DEF, che abbia azzeccato un numero solo per sbaglio. Sull'economia italiana si mettono spesso a casaccio, non è molto casaccio, professionale. Si mettono come per fare campagna elettorale, così come perché ne abbiamo sempre una ogni primavera. La questione degli 80 euro è un'altra questione fondamentale, in realtà fa scaturire una guerra tra poveri. Il fatto che questi 80 euro vengano dati per esempio solo ai dipendenti e non vengano agli autonomi e nemmeno ai pensionati, che comunque sia sono una fetta di popolazione che, come tante altre persone, subisce e sta continuando a subire la crisi, crea veramente questa sorta di guerra tra poveri. È mai possibile che noi stiamo a parlare di coperture di 4 o 5 miliardi quando abbiamo da ridare 50 miliardi ogni anno proprio attraverso il Fiscal Compact? Cosa dice il Fiscal Compact? Così cogliamo anche l'occasione magari di spiegare un paio di cose in merito. Il Fiscal Compact, all'interno di una delle regole del Fiscal Compact, vi è proprio la diminuzione del debito di un ventesimo per i prossimi 20 anni. Se arriva una manovra da 50 miliardi all'anno di base, prima di ragionare ancora su cosa facciamo quell'anno, siamo morti tutti. Assolutamente. Ma che possibilità c'è? Grillo ne ha indicata una: non pagare più il debito. Non pagare più il debito è una possibilità. Ci sono già degli esempi in passato che dimostrano come degli stati abbiano affrontato il debito proprio dal punto di vista etico e sociale. Il debito non è etico. Non è etico come è stato formato, non sono etici gli interessi che sono stati applicati sul debito nel corso degli anni. E non è etico, purtroppo, nelle situazioni in cui noi ci troviamo adesso, né etico né tantomeno giusto, doverlo ripagare in questa maniera. È alla vecchietta che ci ha messo dentro i risparmi di una vita che diciamo che non si pagano più. No, in realtà c'è un ragionamento molto più profondo che si può fare su questa tematica, ossia il fatto che comunque sia gran parte del debito e il motivo per cui venga ripagato il debito e venga diminuito il debito di un ventesimo, secondo me, e penso che possa essere anche secondo lei, non sia dovuto al fatto di voler ripagare la vecchina, che in realtà non verrà,
ovviamente direttamente ripagata, ma è per tutta una serie di creditori che sono molto più importanti per la politica italiana della banchina. Allora uno dei modi migliori, diretti, immediati, per cercare di risolvere questo problema potrebbe essere quello di rendere tutti i debiti di tutti gli stati europei comuni. Si rendono comuni e poi si mettono, tra virgolette, all'asta con degli eurobond. L'Europa, quella vera, doveva essere, io spero che prima o poi diventi, un'Europa veramente solidale, dove quando sei solidale sei disposto a rinunciare a qualcosina per il bene dell'altro. E quindi la tua libertà veramente finisce dove inizia la libertà dell'altro, ossia il tuo vantaggio finisce dove il tuo vantaggio diventa svantaggio per gli altri. Allora molte volte noi usiamo la parola dittatura. Quello è un esempio del fatto che il Parlamento molte volte venga trasformato in una dittatura, dove non si ascoltano più le opposizioni e si procede con la scelta politica perché è dovuta, perché è avvallata dal Presidente della Repubblica o perché ci sono degli interessi forti che possono garantire le poltrone e possono anche permettere che un Presidente del Consiglio venga sostituito con un ex sindaco e questioni di questo genere. Dall'altra parte però noi abbiamo una media di età che è molto bassa alla Camera, siamo attorno ai 32-33 anni, io ne ho 30, e siamo, li portiamo allo sfinimento, e portandoli allo sfinimento in realtà abbiamo ottenuto delle cose che sono fondamentali. Una di queste per esempio è una norma sulle delocalizzazioni. Se un'azienda usufruisce di incentivi da parte dello Stato per fare degli investimenti, poi questa azienda dopo un po' di tempo, per questioni di mero utile, perché si fa più utile magari delocalizzando in Romania, quindi utilizzando la manodopera rumena al posto che la manodopera italiana, e in questo modo, per una questione di utile, lascia a casa del personale in Italia, allora deve restituire ogni singolo centesimo dei soldi pubblici che ha ricevuto. E questo adesso è diventato legge? Questo è legge, grazie a un emendamento a prima firma Fantinati, che è un commissario della Commissione Attività Produttive del Movimento 5 Stelle. Partiti qua dentro in questo palazzo in realtà vogliono fare il proprio interesse e quindi è sempre questo circolo vizioso. L'unico modo è quello di permettere alle persone sempre di più di conoscere quello che succede all'interno di questi palazzi, perché siamo consapevoli di come ragionano i partiti tradizionali. Grazie Soriel, grazie di essere stato qui con noi all'Abitacolo, buon lavoro.